Oggi mi preparo con voi e parlo di cose scomode. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Oggi un look mi preparo con voi così. Cosa userò di super nuovo? Il Monsieur Big di Lancôme come mascara. Poi come palette la Too Faced Natural Matte. E come fissativo l'All-Nighter di Urban Decay. E allora vediamo all'opera questi capolavori e vediamo come questo risultato l'ho ottenuto da una base per nulla carina. E allora non spaventatevi, preparatevi 3, 2, 1, ombretta struccata! Ta-da! Eccomi qua, devastata ragazzi, devastata col mio cerchietto oggi rosso. Oggi in rosso, ho lavato i capelli, quindi li ho a pazzoide, ancora li devo sistemare. Comincio a truccarmi dalla base, come sempre uso il mio Biocosmesi Florence siero alla vitamina C con vitamina E ed acido ialuronico, trovate il link qua sotto per l'acquisto. Questo l'ho acquistato io, sono arrivata qui ed è ancora intatto sia come profumazione che come colore. Io ne metto 3 gocce così sulla fronte, ne sono cadute 4, ovvio, quando io dico 3. 3 sulla guancia, io lo metto direttamente, e 3 sull'altra guancia. L'eccesso lo trasporto anche qui sul contorno occhi, non faccio massaggi particolari perché si assorbe con una facilità estrema. Come state ragazzi? Oggi ho in mente di parlare di un argomento scottante, politicamente scorretto direi, ma che voglio affrontare. Come crema utilizzo questa viso alla bava di lumaca, sempre della Biocosmesi Florence. Anche di questa trovate il link qua sotto e anche di questa vi voglio parlare 2 minuti. Mi è stata inviata questa. Io non amo le creme alla bava di lumaca di solito, però devo dire che questa mi piace moltissimo perché è fresca. Adesso che sta arrivando di nuovo il bel tempo, come base trucco io la trovo eccellente, e anche è con acqua di rosa damascena biologica ed estratto di goji di bacche di goji biologico, ed è molto molto confortevole sulla pelle. La uso da troppo poco per notare un effetto antirughe, però vi posso dire che la uso anche, come potete vedere, come contorno occhi, perché mi piace l'effetto che fa. Me lo nutre e me lo distende enormemente e non dà fastidio agli occhi soprattutto. Quindi la mia base oggi è fatta solamente da questi due prodotti, senza contorno occhi oggi, così. Proseguiamo e proseguiamo dal correttore. Il correttore che ho scelto di usare oggi è il Cancelletà di Maybelline. E forse userò in combo uno più giallastro per illuminare, quindi questo per correggere. Io ce l'ho nella colorazione light, lo metto sul mento, attorno al naso, attorno agli occhiaie e sulle magagne. Allora, il tema di oggi, parliamo di classismo. Eh sì ragazzi, parliamo di classismo, questo tema che tutti sfuggono e che non esiste, no? Nella società esiste il classismo? No, e forse in tutte le famiglie, almeno una volta nell'esistenza se ne è parlato o se ne è sofferto o se è subito, insomma dipende dalla situazione di ognuno di noi. Io in questo momento della mia vita familiare, nella mia famiglia, non vi dico a che livello di parentela, ma c'è un ragazzo che secondo me è una mia congettura, è strizzato nelle tenaglie del classismo.
e quindi magari se vedesse questo video, non so, magari potrebbe avere qualche spunto di riflessione. Devo dire che la mia famiglia, parlo di famiglia in senso ampio, non di famiglia mamma, papà, figli, in famiglia in senso ampio, cugini, nonni, essendo una famiglia, grazie a Dio, da ambo i lati, che ha avuto la possibilità di studiare, quindi è una famiglia benestante. Ripeto, non parlo solo del mio nucleo familiare. Ed è una famiglia che, appunto, come vi ho detto, ha avuto la possibilità di studiare, avere anche la fortuna, perché anche fortuna, sto usando per illuminare il Creamy Camouflage Concealer di DEFA Cosmetics, che mi piace tantissimo e lo potete vedere da quanto è scavato. Io lo uso dopo il mio concealer sulla parte esterna, ma anche sotto, per dare un effetto illuminante, perché è molto giallognolo e mi piace. E allora capite bene che tutti i nostri fidanzati, tutti, 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 sono stati studiati al microscopio, cioè ogni volta. Ora io parto da me per allontanarmi da me, non è un discorso personale, è un discorso generale, perché vedo essere molto diffuso. Sono stati quindi guardati sotto ai raggi X, insomma, no? Svoltati come dei calzini, sia uomini che donne, non c'era preferenza di genere. Chi è? Cosa fa? Che studi ha? Che fa il papà? Dove vive? Bla bla bla. Il che potrebbe sembrare un discorso molto molto meschino. E lo è, senza ombra di dubbi, lo è. Ma per una generazione più grande, più vecchia, sfumo con la beauty blender. Non dico che ci sta, ma devo accettarlo perché così o mi bevo la minestra o mi butto dalla finestra. Io ricordo liti, 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 liti enormi per i miei ex fidanzati. Liti enormi in famiglia da me, critiche da parte delle zie, e molti cugini, non dico da quale lato, grandi segreti per non fare sapere chi era il fidanzato, offendendo anche il fidanzato, perché insomma, tu che non presenti il fidanzato alla tua famiglia, perché non puoi presentarlo, perché sennò te lo smontano. Anche per il ragazzo stesso non è una bella cosa, anche perché io ho sempre pensato che se uno prende la decisione di stare con una persona, chiunque essa sia, deve essere orgoglioso di quella persona, quindi deve portarlo così, chiunque esso sia. Uso il Silky Matte Foundation di DEFA, ho ripreso questi trucchini di DEFA che avevo messo da parte, non perché non mi piacessero, tutt'altro, ma perché mi piacevano così tanto che ho detto me li conservo, però con questo me li conservo, poi non li uso mai. È uniformo tutto il resto dell'incarnato con questo fondo in polvere. E allora vi stavo dicendo, ci si trova a vivere una situazione brutta, ma ragazzi, credetemi, da ambo le parti, sia nella parte offesa, che è la parte della persona che viene giudicata, sia nella parte che subisce questo lavaggio del cervello dalla propria famiglia. E voi direte: sì, ma è uno str, non ha la forza di reagire, uno deve portare. Verissimo, ma quando hai tutto il tuo mondo, perché specialmente questi discorsi si fanno a ragazzi giovani, no? Gli si fa il lavaggio del cervello sin da piccoli, in modo che poi non si sbagli in futuro. Tutto questo prendetelo tra enormi virgolette. Dentro si vive una guerra interiore tra ragione e sentimento, per citare i grandi classici. E si vive male, cioè i primi a vivere male sono quelli che attuano questo tipo di pensiero. Sempre di DEFA, la 01 Silky Matte Powder,
questa me la vedete usare più spesso sulla zona T, e quindi si sta male, si sta molto male. E io in questi giorni, rivivendo un po' le epopee trascorse in maniera impersonale, ho pensato: mamma mia, ma ti ricordi, Ombretta, quando eri tu nei suoi panni e tutti ti dicevano che quello non andava bene per questo, che quell'altro non andava bene per questo, che quell'altro, e poi sei cominciata ad essere felice quando te ne sei fregata di quello che dicevano gli altri, ma quando hai cominciato a giudicare secondo i tuoi parametri, perché un giudizio nella scelta di una persona c'è sempre. La scelta implica un giudizio positivo, perché scegli una persona in positivo. Per il contouring è sempre il mio trio Labo, uso la colorazione più scura oggi, ma secondo dei parametri che non sono quelli della posizione sociale, magari nel mio caso, ma della posizione intellettiva nel mio caso, cioè io scelgo seguendo il parametro della posizione intellettiva, dal protozoico all'evoluto, insomma. Però c'è chi no, c'è chi non guarda la bellezza, c'è chi non guarda la furbizia, c'è chi non guarda l'intelligenza, guarda solamente patrimoni e portafogli o i natali di una persona. Ora, io oggi vorrei dire una cosa basandomi sulla mia esperienza, e con questo voglio parlare sia ai genitori, magari, che mettono in atto consciamente o inconsciamente questo genere di discorso, e ipocritamente nessuno dice che lo fa, ma praticamente anche con delle semplici stupide battutine in moltissimi lo fanno, e non è detto che sia semplicemente una differenziazione di classe tra il ricco e il povero, tra l'erudita e l'ignorante, ma possono esserci tante sottocategorie, appartenenza a un filone di pensiero, tra quelli di sinistra e quelli di destra, piuttosto che, insomma, inquadrarsi in degli status, in delle categorie, e non far entrare, non reputare nessun altro idoneo se non facente parte di quella categoria. Bene. Questo rende infelici tutti, e vorrei consigliare quei genitori che lo fanno, consciamente o inconsciamente, ad abbandonare questo genere di modus operandi. E però prima di parlare con loro, mi preme parlare e dire qualcosa della mia esperienza a chi lo sta vivendo. Oggi userò la Natural Matte di Too Faced, non vedevo l'ora di usarla con voi. Eccola qui, prendo Heaven e lo metto su tutta la palpebra. Come mi sono comportata io? Sono stata tormentatissima, veramente tormentatissima. Non volevo dispiacere papà, mamma, nonni, cugini, zii, parentume, sorellidi e varie, e quindi non sono stata io per molto tempo, io in pieno. Quando ho potuto essere io, per una serie di infausti eventi, come mi sono basata sulla scelta della persona adatta a me? Sulle potenzialità di una persona, non sullo status quo, perché lo status quo è uno status momentaneo, adesso. Non parlo di me. I natali di una persona non possono essere un termine di giudizio per la persona stessa, perché i natali di una persona, per molti questo che sto dicendo è una cosa ovvia, ma per tanti purtroppo non lo è. Non si scelgono, si hanno, e molto spesso le persone più semplici, le persone più umili, sono le persone più ricche in termini di contenuti, in termini di personalità, in termini di tutto. Quindi precludersi un gemellaggio di esperienze
tra chi ha avuto delle esperienze più soft nella vita. Ora prendo Nude Girls, che è questo rosino, e lo mischio con Lay Steady e lo metto qui più al centro. Quindi, e stavo dicendo, quindi è un modo per ampliare la propria persona, cioè l'unire le proprie esperienze più o meno fortunate è un modo per conoscere meglio il mondo. Ora prendo questo Au Naturel, che è un biscotto, e lo metto sul lato e sulla piega. E nel giudicare una persona, nel valutare, se, nel valutare, non giudicare la persona, ma giudicare l'affinità della persona con voi, non basatevi sulla marca del giubbotto che porta o sulla giacca che indossa o sul fatto che magari non vi regali un capo firmato perché magari non lo conosce, non è nella sua cultura. Lo trova stupido spendere tanti soldi dopo che aver fatto tanta fatica per guadagnarli per prendere un capo firmato di cui non gliene frega niente. Ora uso questo Hook Up, che è bellissimo. Lo uso con un pennellino a penna, lo metto nella parte finale. E se la mamma magari vi dice: ah, ma cosa indossi quel maglione che ti ha regalato lui, lei, che fa schifo con tanti che ne hai nel cassetto? Parlo di cose che magari ho sentito, ho vissuto. Con tanti che ne hai nel cassetto, più belli, più costosi, ci può anche stare che un maglione di acrilico regalato da una persona che ti ama scaldi molto di più di un maglione di cashmere comprato per apparire. E molto spesso per apparire qualcosa che non si è. E quindi non badate alla forma. E qui ritorna la pecora nera della mia famiglia che c'è in me. Non badate alla forma in questo caso, badate alla sostanza. Badate alla sostanza degli affetti, badate alla sostanza. Ora prendo Risky Beats, badate alla sostanza della persona, badate alla, al peso di quella persona in quanto tale, alla forza, anche alla forza di stare accanto a uno o a una come voi, che sempre lo pone in termini di giudizio nei confronti della propria famiglia, che magari si mostra impaurito. Che brutto mostrarsi impaurito di portare il proprio fidanzato a casa o la propria fidanzata a casa per paura del giudizio della madre, del padre. È un insulto già quello per il ragazzo o la ragazza che vi sta accanto, pensateci. Quindi piuttosto ditele: no, non ti ci porto perché mia madre ha un caratteraccio, mio padre ha un caratteraccio, ma non fate capire che per una sorta di inadeguatezza che i vostri parenti leggerebbero nella persona che vi accompagna. Perché sì, è vero che la famiglia fa tanto, ma poi alla fine decidete voi. E se quella persona che vi sta accanto vi regala la felicità, se quella persona che vi sta accanto ha grandi potenzialità che magari proprio con voi può sviluppare, beh, portatela sul palmo della mano e vogliatele bene, indipendentemente da ciò che dice la vostra famiglia, che molto spesso comincia a colpevolizzare. Ah, io ho fatto questo per te, ora tu mi ripaghi in questa maniera, tutti i soldi spesi per la tua istruzione, poi tu ti accontenti. Questa parola, ti accontenti, è una cosa tristissima parlando di persone, ma ci si può accontentare parlando di un altro essere umano, di un'altra persona, di un altro individuo ricco di esperienze? Bene, questo dico ai giovani che hanno in questo momento questa situazione, che nessuno, di cui nessuno parla, ma che vedo molto in giro. E ultimamente sto sentendo anche molto all'interno
qui del parentume e quindi mi dispiaccio per questa persona. Non penso segua i miei video, ma se può essere d'aiuto, perché no? Si può arrivare in tante forme. E poi valutate la felicità di chi vi sta accanto. Magari la persona che vi dice, per esempio, questo nel mio caso non c'era, perché i miei genitori erano ben assortiti tra loro, andavano d'accordo, erano felici tra loro, quindi io non potevo dire, ma mia mamma ha fatto un matrimonio con una persona, come dice lei, però poi è stata infelice, oppure si è trovata bene con mio papà, e punto. Ma ci sono tante persone che si trovano molto bene con persone che partono da situazioni molto differenti dalla propria, anzi si compendiano, si completano e ampliano la propria personalità e vanno avanti insieme, si sviluppano insieme. Uno su tutti, mi viene da pensare adesso per esempio al William e Meghan Markle. E allora la regina Elisabetta cosa avrebbe dovuto fare? Sparare in fronte a Meghan Markle? Se fosse stata della mia famiglia, non dico spararle in fronte, ma con i gommini sicuramente sì. Non pensiamo all'apparenza, i giovani specialmente. Sui grandi oramai c'è poco da fare, hanno rovinato la loro vita pensando all'apparenza, rovinato nel senso che hanno deviato il corso magari di alcuni eventi pensando all'apparenza. Eyeliner, oggi cambio, di Kiko uso il 102, questo qui si chiama Super Color Eyeliner, non lo uso da un po', mi piaceva molto, è molto glitterato, molto carino e anche molto semplice da applicare. Ai genitori cosa dico? Oltre a me viene da dirvi vergognatevi, e voi vorreste dirmi, ma tu che ne sai, come, che sacrificio ho fatto per crescere mio figlio, il pane dalla bocca che mi sono tolta, lo sforzo di farlo entrare in quella scuola esclusiva, c'è anche lo sforzo di farli entrare in quella classe esclusiva a volte, e vi ridico vergogna. La vita non è questo. La vita è condivisione, ampliamento. La vita non è solamente denaro, posizione sociale. La vita non è solo benessere, non è solo star tra agi e felicità effimere, ma è anche, metti long lasting Kiko nella colorazione 04 nella rima inferiore degli occhi, ma è anche attimi, vi dicevo, condivisione, piccoli attimi di felicità, comprensione, condivisione, sforzarsi insieme per addivenire ad uno scopo comune. La vita è andare d'accordo, armonia, felicità, volersi bene. E se la persona che sta accanto a vostro figlio o vostra figlia gli vuole sinceramente bene, e toglietevi quella macchia sugli occhi che vede solamente la convenienza dell'altro stare con vostro figlio, perché non c'è nessuna convenienza a stare in una famiglia che ti guarda dall'alto in basso, è solamente un peso enorme che quella persona deve sopportare ulteriormente oltre ai vari problemi della vita per condividere la vita con i vostri cari. E siate gentili, che non è bello essere come siete. E ai ragazzi che soffrono invece, che subiscono questa sorta di classismo, dico innanzitutto non fregatevene, perché è più facile dire fregatevene. No, non fregatevene. Osservate questa cosa, osservate come si esplica la meschinità umana, osservate quello che molto spesso un genitore erroneamente auspica per il proprio figlio, no? Il benessere economico, la stabilità, la tranquillità economica, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale piuttosto che ad un altro. Osservate tutto questo e capite da ciò cosa non desiderare per i vostri figli, però osservate anche come molte di queste persone siano arrivate al punto in cui sono, non per merito loro, ma perché il fato li ha graziati sin dalla nascita,
da questo traete grande orgoglio per quello che siete e per quello che fate, perché magari tutto quello che voi avete, tutto quello che voi riuscite ad ottenere, fosse anche il regalare un maglione modesto alla persona che vi sta accanto, una giacca modesta alla persona che vi sta accanto, è una cosa che deriva dal vostro sudore, dal vostro lavoro, dalle vostre esperienze, dal vostro gusto personale non viziato da quelle dell'appartenenza a un gruppo che in quanto tale deve vestirsi con una divisa sociale che lo faccia rendere distinguibile rispetto alla massa. Bene, capite quello che sto dicendo? Insomma, ragazzi, la vita non è un ballo in maschera dove bisogna mettersi una giacca firmata per appartenere al gruppo VIP e un vestito scognito per appartenere al gruppo out. E tutto questo, sinceramente, nella mia testa è superato da un po', però vedo veramente che in giro ancora ci sono discorsi da mia nonna. Veramente da mia nonna, da quando ancora si andava a chiedere la mano in casa. E si analizzava la dote che si portava. Quindi, insomma, per favore, se siete parte di questo circolo vizioso, sganciatevi. Ai ragazzi, appunto, che lo subiscono, mi va di dire: siate orgogliosi di ciò che siete, portate avanti la vostra personalità, non sentitevi mai intimoriti da questo punto di vista, rispettosi sì del genitore, dei parenti, ma intimoriti mai, parlate sempre con grande orgoglio di quello che siete e di quello che avete ottenuto. E a tutti dico, a tutti, sia che siano di alto lignaggio, sia che siano persone come tutti noi, dico con alto lignaggio, capite che sto scherzando, no? Che sto sfottendo. Dico, cercate sempre di migliorarvi in qualunque situazione, cioè anche uno nato per culo, lasciatemi il termine, in una famiglia benestante, figlio di papà, lullullù e lallallà, non è che lui è qualcuno perché è nato lì. Lui può diventare qualcuno a seconda di ciò che investirà nel proprio vissuto. Cioè, se tu fai solo quello e poi alla fine non concludi niente della tua vita, hai voglia di dire io sono, tu sei figlio di, ma tu chi sei personalmente? Tu cosa hai fatto? Io preferisco uno che dice io sono questo, io sono qualunque lavoro del mondo, io sono un bravissimo panettiere, io sono un bravissimo medico, io sono una bravissima insegnante, io sono, cioè, con l'orgoglio di dire io ce l'ho fatta, ce la metto tutta, piuttosto che io sono il figlio di. E sapete quanti ne sento dire io sono il figlio di? Terribile. Oggi provo con voi Monsieur Big di Lancôme. Per la prima volta lo stappo, perché ne ho finito uno, quindi apro anche questo. E quindi, prima di mettere il mascara, volevo concludere questo discorso che mi sembrava abbastanza serio. Andiamo tutti ad essere importanti per noi stessi, noi, e non vivere di luce riflessa da altri. Poi, se c'è un supporto familiare che ci può far stare meglio, ben venga, ma questo non deve diventare un peso gravoso sulle spalle dei vostri discendenti, che non possono scegliere liberamente come svolgere la loro vita. E per chi non lo vive, non pensiate che quelli che sono soggetti a questo tipo... La volta scorsa mi è capitato proprio di vedere questa cosa anche da Maria De Filippi, un ragazzo che per famiglia aveva contro la famiglia, perché la ragazza era più modesta, diciamo così, ed è andata da Maria De Filippi dopo che l'aveva lasciata 2 o 3 volte, perché quel ragazzo probabilmente avrà avuto a casa una macchina contraria che annientava quelle che erano le fondamenta del suo essere. La famiglia è il fondamento dell'essere di ogni individuo. Ci sono individui più forti e individui più deboli, ma bisogna dare il tempo ai più deboli di fortificarsi e chiarirsi quello che è
il proprio destino. Quindi non siate anche superficiali nel giudicare chi porta avanti questo tipo di comportamenti, ma aiutate magari a capire, far capire queste persone quali sono le cose importanti della vita. Provo, tipo questa, una cosa importante della vita. Scherzo, ovviamente. Vediamo se sta favola di cui tutti hanno parlato è vera. Mi sa che è vera, ragazzi. Guardate qua. Oh, mi sono sporcata. Allora, lo scovolino è difficile da controllare. Sporca, eh? Io di solito che non mi sporco mai. Mi sono sporcata. Molto volumizzante. Molto bello. Wow, do una seconda passatina, eh? Ma wow, si vede la differenza? Beh, direi proprio di sì, bellissimo, mi piace. Questa è la prima volta che lo uso, quindi anche un po' ancora si deve fare il ragazzo, perché sappiamo bene che i mascara sviluppano il loro potenziale dopo la prima settimana, le prime due settimane, quindi super wow. Un bel volume proprio. E quindi questo è il mio pippone su quello che tutti chiamano il bene dei propri figli e che io chiamo semplicemente classismo, che può essere a vari livelli. Io oggi l'ho affrontato in tema di posizione sociale, perché ciò di cui ho sentito parlare ultimamente può essere sviluppato a vari livelli, ideologici. È ghettizzante, è bruttissima questa cosa. È una forma di chiusura atavica proprio, vecchia e vetusta, che non ha più ragion d'essere, che va contro tutte le regole del buon senso. Io per fortuna, devo dire, pur venendo da una famiglia vecchio stampo di questo genere, ho sempre avuto un papà molto moderno. E mia madre, devo dire, pur essendo invece molto all'antica per quanto la riguarda, alla fine ha sempre capito. Quindi alla fine io sono stata fortunata, l'ho vissuta in passato, ma devo dire che le lamentele di mio padre per i miei fidanzati passati non erano sulla posizione. Poi vertevano anche su quello, ma più che altro erano sul fatto che non c'era sprone da parte di questi ragazzi del portarsi avanti, cioè non vedeva la prospettiva. E forse in quello devo dargli retta, ecco, in questo sì, ma indipendentemente anche il figlio di Berlusconi, voglio dire, se fosse un indolente, non avesse prospettiva, andrebbe attenzionato, nel senso di scartato. Dico Berlusconi per intendere uno ricco, diciamo il figlio della regina Elisabetta, tipo uno come Carlo. Ecco, poi ci sono questi esempi a dimostrare che il benessere non è tutto. Quindi vivete felici e soprattutto viviamo ognuno la nostra vita. Noi genitori viviamo, abbiamo vissuto la nostra, ci siamo scelti alla fine le persone che abbiamo voluto, perché anche se siamo stati condizionati ci siamo scelti le persone che abbiamo voluto. Io per esempio nel mio caso non sono stata condizionata, uso l'Arch Rival di Lotti London nella colorazione medium, però in generale chi ha voluto accondiscendere al condizionamento alla fine è stato quello che ha voluto. Abbiamo scelto la nostra vita, ora lasciamo i nostri figli liberi di scegliere la loro. Pensate che io abbia torto? Ora io già immagino i commenti, voglio vedere te quando Enzino sarà grande, se ti porta una che non ti piace. L'ho messo in conto, me la farò piacere perché mi piace mio figlio e cercherò di scovare e di vedere quello che ci ha visto in lui.
perché qualcosa ci avrà visto sicuramente. Del resto non ci devo stare io tutta la vita. Baderò a che mio figlio sia felice e soprattutto non gli metterò io l'infelicità in casa ponendo problemi che altrimenti non esisterebbero, perché molto spesso noi mamme riusciamo ad infelicitare una situazione che altrimenti non sarebbe per nulla infelice, quindi rendiamo noi stessi infelici i nostri figli con i nostri sproloqui sul giusto e sullo sbagliato. Molto spesso ci si dimentica di quando si era ragazzi e a sua volta i nostri genitori ci rompevano l'anima con questi tipi di sproloqui. Bisognerebbe imparare dal passato. Forse chi oggi fa problemi ai ragazzi, a sua volta quando era ragazzo ha ricevuto problemi e fosse stato per i suoi genitori non sarebbe neanche sposato con la persona con cui è. Quindi non ricalchiamo gli errori di chi ci ha preceduto, giusto? Anche perché oramai, raga, siamo nel 2020, aiuto. Aiuto, bene, scusate lo sproloquio, ma era un tema che volevo affrontare. I temi sociali mi piacciono da affrontare in maniera così, però, mentre mi trucco, perché se poi lo faccio in maniera seria e in maniera ponderata, divento pesante più di questo video. Adesso il blush. Userò questo. Avevo portato questo, il Naked, che ci sta, ma ci sta anche quello del Trio Labo. E se li miscelassi? Che ne dite? Pennellozzo. Sì, sì. Voi avete subito ingerenze familiari? Come siete? Vivi e lascia vivere? Ditemi, ditemi che genere di persone siete, che vita avete avuto. Ingerenze familiari? Io sempre ingerenze familiari. Però poi ho avuto anche, devo dire, la forza ed il coraggio di impormi. Voi siete mamme invadenti o mamme che lasciano vivere? Pensate che abbia detto un cumulo di bestialità oppure condividete il mio pensiero? Fatemelo sapere. Andiamo alle labbra. Oggi ho voglia di super nude. Uso la matita di Puro Bio nella tonalità 35. Come rossetto, il numero 15 della serie nella serie matte, si chiama Osso Matte di Essence. Tampono con una salviettina e fisso con il Superstay Matte Ink della Essence, della Maybelline, scusate, nella colorazione 05. Che in generale come li tinta trovo molto invadente, perché si fissa in maniera indelebile, veramente indelebile sulle vostre labbra, ma con i burri riesco a rimuoverla, quindi ho trovato il modo di utilizzarla finalmente, perché non, quando voglio passo il burro, il Take the Day Off di Clinique e va via, quindi sono a posto. Bene, make up finito, ora vado a farmi i capelli, vi lascio un momento e ci vediamo subito dopo. Bene, questo è il mio make up. Prima di lasciarvi però spruzzo un pochino del mio fissativo, si chiama All Nighter di Urban Decay ed è il setting spray, per intenderci. Lo mischio un po' e da lontano bagno il viso, così il mio make up starà con me
promette fino a stanotte, per tutta la notte. A me interessa che sia con me tutto il giorno, spero valga comunque. Sappiate che comunque è un fissativo a base d'alcol, ovviamente, e voilà. Questo è il look finito. Cosa ne pensate e soprattutto... che sia un motivo di spunto questo video, io spero di non aver offeso nessuno, spero che non nascano polemiche sterili e capiamo che è un video che è dalla parte di tutti e contro nessuno, è proprio per andare tutti più d'accordo, quindi anche qua sotto tra i commenti mi raccomando siate bravi, facciamo i bravi come dice il grande Maurizio, e allora mi raccomando lasciatemi detto quello che pensate sia del make up, dei vari nuovi oggetti del desiderio che ho provato, che naturalmente di ciò che ho detto, se siete d'accordo o meno d'accordo. Io vi mando un grande bacio e vi do appuntamento sempre qua per il prossimo video. Grazie per avermi tenuto compagnia anche oggi. A presto, ciao!